Buongiorno, buongiorno a tutti, buona domenica dal Parco Sempione. Si intravede dietro di me anche il Castello Sforzesco e iniziare una domenica, andiamo di qua, iniziare la domenica nella bellezza e nella pace del Parco Sempione col castello alle spalle è una gioia, è un piacere che ti può regalare solo Milano. Io questa mattina, prima di fare due, diciamo così, incontri di lavoro, ho voluto regalarmi questa corsetta al Parco Sempione in mezzo alle piante così belle e così meravigliose. Fate un giorno un gioco, girate per il parco e magari provate a contare le diverse specie di alberi che incontrate. Con gli arbusti è molto più difficile, qui si intravede un po' dalle foglie, ma quando la stagione lo permette ci sono degli ippocastani e degli ippocastani rosa che si mischiano. Questo è il ponte delle Sirenette, vediamo di non fare danni. Questo è uno dei punti più belli di Milano. Guardate le anatre, queste sono dei ginkgo, dei bagolari, dei Celtis australis merivogliosi. Qui ci sono delle sequoie altrettanto belle. Là avanti ci sono degli esemplari di ginkgo biloba meravigliosi e così via. C'è una ricchezza botanica e di storia. Qui vediamo se riesco, c'è uno scorcio del castello con questi tavolini che rappresentano all'aperto con le sdraio la voglia di Milano di fare impresa, di tenersi insieme, di tenersi in piedi nonostante tutto, nonostante il Covid, nonostante le chiusure, nonostante i divieti. Questa mattina la temperatura è perfetta, c'è un sacco di gente che corre, non c'è nessuno che ti saluta. Questa è una caratteristica tutta milanese, da chi vedi che corre pensando di essere alla maratona di Boston, da chi invece corre come me per il piacere di farlo senza pretese di tempo, non c'è nessuno che saluta. Ci sono un sacco di cani liberi, questo non va bene, non va assolutamente bene, è pericoloso per loro, è pericoloso per voi, è pericoloso per noi, anche perché ci può essere magari libero un cane più grande e più aggressivo che può aggredirlo. Qui 7-8 biciclette, 6 persone che corrono, un'altra persona in bicicletta, sono davanti all'acquario di Viale Gadio, una vita da scienziata, una mostra che già nel titolo ci dice la bellezza e la ricchezza di questi luoghi. Io ora mentre riprendo ho già fatto 5 km, devo farne 8, rientro al parco verso l'arena e vi saluto, vi auguro buona domenica e soprattutto volevo condividere con voi la gioia e il piacere di 40 minuti trascorsi al parco per vivere e condividere con voi la bellezza di questi luoghi milanesi. Questo è l'ingresso d'onore all'arena, lo aprono per la Stramilano, lo aprono per i grandi eventi. Guardate che bello, vedete un po' di gente che corre e poi tanta gente corre e poi la bellezza delle foglie d'autunno, molte sono già cadute ma le piante mantengono ugualmente una bellezza straordinaria.
io mi accingo ad andare verso casa. Stamattina l'obiettivo erano 8 km, se arrivo mi sa che arrivo a 9, quindi rallento un po' il passo, così sono, niente, non ti salutano neanche i bambini, mi danno proprio, non ti saluta nessuno mentre corre, anche se poi è uno spirito molto milanese, quella della corsetta al parco, anche per venire alla città, che io non amo tantissimo, forse è proprio un carattere molto tipicizzante dell'essere milanese, grazie all'altra Milano, alla DJ Ten, a tantissime corse, anche benefiche che si fanno. Sono due bambine bellissime che corrono col papà, immagine meravigliosa. Ecco, dicevo, forse dobbiamo così lavorare un pochettino di più sui saluti, saluti che sono ciao, niente di che, ma che magari ti danno un po' di carica, danno un po' di carica anche a chi lo riceve. Amici, buona giornata, grazie della compagnia, ho visto un sacco di saluti, poi rispondo a tutti, qualcuno mi guarda anche così, non condividendo appieno questa diretta, ma è comprensibile ed è giusto. Vi auguro davvero buona giornata, buona domenica. Non sono giornate facilissime né per Milano né per la Lombardia né per il paese. Se troviamo mezz'oretta di serenità e di scarico della tensione, penso che faccia davvero bene a tutti. Buona domenica e grazie a tutti. Rientro al Parco Sempione. Voi non capite la gioia che si prova a correre qui e la bellezza di questo parco per chi lo ama e per chi lo vive. Buona giornata a tutti e grazie.